sapere se c'erano, però mi sembra che fa. Abbiamo continuato a lavorare in maniera importante in queste ore, dando corso a quell'azione che vi avevamo raccontato questa mattina, e cioè da un lato siamo andati, la prima unità mobile si è recata presso l'Unilever e ha iniziato a fare i tamponi a 120 dipendenti dei 160 che lavorano presso l'area ricerca e sviluppo, e questi tamponi sono in fase di processazione. Abbiamo iniziato a fare abbiamo fatto i tamponi agli operatori sanitari, circa 70 persone, e li stiamo svolgendo anche a tutti i primi contatti, i contatti più diretti dei primi casi, e che sono, come ben sappiamo, erano per un totale di 149 persone, di cui 70 operatori sanitari, e gli altri erano contatti diretti dei pazienti. Abbiamo individuato, rispetto ai primi sei casi che avevamo evidenziato questa mattina, i tre li abbiamo, ce li ricordiamo tutti, no? Quindi il paziente 1, la moglie, l'altra persona che sempre di un'età attorno ai 40 anni, che con lui aveva un legame perché faceva parte dello stesso gruppo podistico, e poi invece gli altri tre che hanno un'età molto più avanzata, tra i 70 e gli 80 anni, si è individuato nell'investigazione un legame, e sostanzialmente tutti frequentavano lo stesso bar, e quindi sì, i tre anziani, che era un bar molto frequentato dal padre, diciamo, del bodista, se così lo vogliamo chiamare, che anche lui frequentava alla fine questo bar, quindi c'è una connessione e un legame. Rispetto
ai tamponi che abbiamo compiuto in queste ore, abbiamo da un lato alcune evidenze negative e dall'altro però abbiamo individuato, questo era diciamo nell'ipotesi che si poteva mettere in campo, altre 8 positività, di cui 5 operatori sanitari, che quindi infermieri e medici che, dell'ospedale di Codogno e 3 pazienti. Questo era, vuol dire, diciamo, si poteva prevedere, atteso, anche se speravamo che tutto questo potesse non esserci. Proprio per questo, in un lavoro fortemente intenso e anche, voglio dire, complesso e delicato, una cabina di regia messa in campo, presieduta dal Presidente Fontana e dal Ministro Speranza, con il direttore della, il capo della Protezione Civile e tutti i nostri dirigenti, si è deciso, confrontandoci con gli amministratori del territorio, di costruire una ordinanza con delle misure molto precise che adesso vi verranno articolate e raccontate dal Presidente Fontana e dal Ministro della Salute, che riguarda un'area precisa, che è quella in cui afferiscono e si muovono le persone che in qualche modo abbiamo individuato che oggi sono positive al coronavirus, e quindi sono 9-10 comuni, e cioè il comune di Codogno, il comune di Castiglione d'Adda, il comune di Casal Pusterlengo, il comune di Fombio, il comune di Maleo, il comune di Somaglia, il comune di Bertonico, il comune di Terranova dei Passerini, il comune di Castel Gerundio e il comune di San Fiorano. Adesso vi illustreranno le misure che sono state messe in campo. Quello che io posso dire è che il nostro sistema sanitario, come avete visto nell'arco di 3 ore dall'altra conferenza stampa a questa, è riuscita a individuare collegamenti e legami, sta facendo uno sforzo importante rispetto ai tamponi che vengono processati, alla presa in carico dei pazienti che risultano positivi, all'indicazione di coloro che devono essere messi in isolamento. Quindi il sistema sta reagendo molto bene e noi stiamo facendo la nostra parte, poi ci sono misure più ampie e strutturate che adesso vi vengono illustrate. Grazie. Restando nell'ambito sanitario, cedo la parola a Silvio Musaferro dell'Istituto Superiore di Sanità. A lei la parola, professore. Grazie. Io continuo la cronaca e l'aggiornamento che ha fatto l'assessore, sottolineando come già dai primi momenti di ieri sera ci siamo immediatamente raccordati come Istituto Superiore di Sanità, ma a livello nazionale e con quello regionale, lavorando assieme per affrontare questo tipo di emergenza. I dati, come sapete, che vengono testati e che risultano positivi presso gli ospedali e i laboratori lombardi, poi vengono validati dall'Istituto Superiore di Sanità, e c'è un continuo contatto tra i nostri tecnici per poter garantire la massima risposta tempestiva e puntuale a questa emergenza. La preoccupazione in questo momento è quella di garantire da un lato alle persone che risultano positive e sintomatiche la migliore assistenza, e questo sta avvenendo nell'articolata rete di servizi che la Regione Lombardia ha messo immediatamente a disposizione. Dall'altro è necessario adottare delle misure sempre ispirate al principio di massima precauzione, che ha sempre caratterizzato gli interventi nel nostro paese durante questa epidemia, per fare in modo che la circolazione del virus venga limitata e venga bloccata. Questo avviene ovviamente prendendo anche alcune misure organizzative, ma avviene anche sensibilizzando molto la popolazione sulle atteggiamenti più corretti da assumere per controllare questo tipo di epidemia. Atteggiamenti che richiedono, come sapete, aspetti di attenzione personale, di igiene personale, richiedono un'attenzione in qualche modo ad aver avuto contatti con delle persone che risultano positive, e in questo senso anche i servizi di prevenzione della Regione Lombardia stanno lavorando alacremente insieme a tutti i sanitari, i medici generali, i pediatri di libera scelta, che farmacie e tutto il sistema, per affrontare e fare in modo che le persone che hanno dei dubbi possano trovare una risposta e possano immediatamente in qualche modo adottare migliori comportamenti più sicuri per la loro salute.
Ci tengo a sottolineare come le misure che verranno presentate, che sono state adottate, sono tra le misure tra le più avanzate che oggi troviamo nei nostri nei paesi al di fuori della Cina. Sono misure che sono basate su evidenze, anche di esperienze fatte in alcune province cinesi, e che sono dimostrate efficaci nel controllare, o si stanno dimostrando efficaci nel controllare la diffusione. In questo senso credo che lo spirito è quello di adottare la massima precauzione, ma anche quello di approfondire sistematicamente la catena epidemiologica dell'evento, perché man mano che conosceremo questi eventi ci aiuterà e li caratterizzeremo al meglio, ci aiuterà anche ad adottare i provvedimenti e a modulare i provvedimenti man mano che le conoscenze progrediscono. Grazie professore. La parola al ministro Roberto Speranza, Ministro della Salute, grazie. Bene, grazie. Permettetemi prima di tutto di esprimere gratitudine alla Regione Lombardia, all'Assessore alla Salute, al Presidente Fontana per la tempestività, l'efficienza, la velocità con cui sin da stanotte si è iniziato a lavorare per provare a rispondere nel modo più efficace possibile agli eventi che stanno accadendo. Io penso che ci sia bisogno, soprattutto in questa fase, di uno strettissimo coordinamento istituzionale. Dobbiamo lavorare insieme, unire tutte le forze di cui disponiamo. Ci sono già stati in Europa dei cluster, l'abbiamo visto in Germania, con 16 casi sostanzialmente tutti attorno a una stessa realtà aziendale. L'abbiamo visto in Francia, in Alta Savoia, dove attorno ad una scuola c'è stato esattamente una serie di casi che si sono succeduti, ora lo vediamo anche in Italia. L'Italia è pronta, noi avevamo preparato nei giorni scorsi un piano perché era evidente che questo che è accaduto potesse in qualche modo accadere, ora si tratta di attuare nel modo più efficace possibile il piano che avevamo predisposto. Questo piano ha chiaramente delle immediate scelte che noi dobbiamo compiere, sono scelte che sono anche di natura, diciamo, determinata, sono scelte forti che riguardano un territorio che è stato circoscritto, chiaramente l'assessore regionale ha indicato i comuni di quest'area che noi vogliamo provare a circoscrivere, perché l'obiettivo essenziale che dobbiamo conseguire nelle prossime ore è esattamente circoscrivere quest'area, lavorare perché il virus possa essere trattenuto dentro una specifica area geografica. Per questa ragione stiamo lavorando, ultimando in questi minuti, a una ordinanza che sarà un'ordinanza a doppia firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia, chiaramente con la condivisione totale del Commissario per l'emergenza coronavirus, che pure voglio ringraziare qui a fianco a me, Angelo Borrelli, che metterà in campo una serie di iniziative immediatamente con l'obiettivo di circoscrivere questa epidemia. Tra queste iniziative c'è chiaramente la sospensione in quell'area di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano, la sospensione delle attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione delle attività lavorative per le imprese della zona, anche in questo caso chiaramente noi favoriamo modalità di lavoro che possono evitare la connessione diretta tra le persone, quindi quella del telelavoro ad esempio, la sospensione delle attività ludiche e sportive e la sospensione anche delle attività educative e dell'infanzia. Chiaramente da questo istante dalla stamattina c'è un gruppo di lavoro che è permanentemente convocato, che seguirà l'evolversi di questa vicenda 24 ore su 24 e tutte le decisioni che si assumono sono evidentemente soggette a una continua prova dei fatti e potranno essere evidentemente aggiornate. Io penso che l'Italia in queste settimane abbia dimostrato di essere tra i paesi del mondo e sicuramente il paese d'Europa con la maggiore soglia di attenzione. Siamo stati gli unici a chiudere i voli con la Cina in Europa, io stesso ho chiesto una riunione dei ministri della salute perché ci rendevamo conto che c'era un problema vero con il quale dovevamo fare in qualche modo i conti. L'ordinanza approvata stamattina fa fare un ulteriore passo in avanti, cioè noi chiediamo
sostanzialmente la permanenza obbligatoria domiciliare a tutti coloro i quali provengono dalle aree colpite da questa epidemia. Io penso che ci siano tutte le condizioni perché il nostro è un servizio sanitario forte, efficiente, dentro un coordinamento istituzionale per affrontare al meglio questa vicenda. Dobbiamo essere anche molto trasparenti, io faccio un appello al nostro sistema anche mediatico, dobbiamo dare le informazioni corrette, giuste, anche il modo migliore di poter affrontare questa crisi è quello di dire esattamente che cosa è conveniente fare, quindi le buone abitudini. C'è stato un decalogo pubblicato pochi giorni fa dall'Istituto Superiore di Sanità che credo possa essere, diciamo, in qualche modo il punto di riferimento. Io penso che l'Italia, lo ribadisco, ha le carte in regola, ha un sistema sanitario che è eccellente, le misure messe in campo in queste ore sono misure molto forti, stiamo facendo tutte le verifiche del caso, siamo sin dalle prime ore della mattina, si è lavorato ad isolare tutti i contatti, c'è una verifica in corso su questi contatti, penso che ci siano le condizioni per gestirla al meglio dentro una massima sinergia interistituzionale. Grazie, dottor Angelo Borrelli, commissario per l'emergenza, nonché capo della Protezione Civile, grazie. Sì, grazie. Grazie, come Servizio Nazionale della Protezione Civile stiamo continuando nell'attività di prevenzione e nel supporto alla gestione dell'emergenza. In particolare ci siamo preoccupati sin dai giorni scorsi di individuare delle strutture che possono essere messe a disposizione del sistema per garantire anche forme di vigilanza, di sorveglianza e di isolamento di persone che hanno avuto contatti con i soggetti positivi. Qui voglio ringraziare il Ministro Guerini e le Forze Armate per aver ancora una volta dato dimostrazione di capacità di fare sistema e di operare anche per scopi non militari. Le Forze Armate fanno parte del sistema di protezione civile e hanno prontamente messo a disposizione in questo territorio strutture che potranno essere utilizzate, sono già state approntate per essere utilizzate per le attività di gestione dell'emergenza. Analogo lavoro stiamo facendo anche nelle altre regioni. Voglio ringraziare anche i colleghi delle protezioni civili regionali che stanno operando per sia l'attività di prevenzione, il controllo nei porti e negli aeroporti, per l'individuazione delle strutture che possono essere utilizzate e soprattutto i colleghi della Regione Lombardia che sono i primi a doversi confrontare con anche un impegno notevole in termini di assistenza della popolazione. Voglio dire che le misure che sono state adottate verranno poi attuate sulla base di un tavolo di coordinamento che viene fatto a livello regionale e a livello provinciale. Qui voglio ringraziare anche il prefetto di Lodi e quindi noi daremo tutto il supporto anche con le nostre organizzazioni di volontariato alle attività necessarie per il superamento dell'emergenza. Grazie. Grazie dottor Borrelli. Presidente Fontana. Ma io credo di dover aggiungere ben poco se non che il tavolo del coordinamento regionale è sempre aperto, per cui ogni tipo di novità siamo pronti a reagire con la massima determinazione. Mi sembra di poter dire che la collaborazione stia funzionando molto bene, mi sembra di poter dire come siano stati assunti dei provvedimenti che non devono essere intesi come qualcosa di che possa spaventare, ma sono l'unico mezzo attraverso il quale riuscire a bloccare questa possibile epidemia. Credo di poter dire che nei prossimi giorni riusciremo ad avere sicuramente delle risposte e a seconda dell'evoluzione potremo intervenire per modificare o migliorare o ridurre questo provvedimento. Grazie, se c'è qualche domanda, Morezzi del giorno. Sì, salve. Alcune cose, avete parlato di strutture individuate per, immagino, la quarantena delle persone che non possono fare l'isolamento a casa, vorremmo sapere quali e dove.
E poi chiediamo se queste persone ulteriormente contagiate che sono risultate positive al coronavirus, avete parlato di medici e infermieri, vorrei sapere se sono medici e infermieri dell'ospedale di Codogno, tutti, sì. Tutti, sì. Tutti e otto. Non ci sono medici di base. Non ci sono medici di base, vi è un medico di base che è quello che ha fatto la visita a domicilio al paziente 1, che il cui tampone è in fase di processazione, non abbiamo ancora i risultati. Degli 8, 5 sono infermieri e medici dell'ospedale di Codogno e 3 sono pazienti, cioè sono cittadini. Quindi i casi totali sono 14. I casi totali sono 14. E confermate anche i 2 casi in Veneto? Non sono ancora, al momento non sono confermati, sono delle verifiche in corso. No, ma che testo? Ci sono delle verifiche in corso su questo. Ultima domanda, perché i nostri ospiti devono entrare a Roma. I medici di famiglia dei comuni interessati da noi interpellati hanno segnalato, stanno avendo le informazioni ovviamente che la regione gli sta fornendo, hanno difficoltà a interagire con la popolazione che allarmata chiede loro di intervenire. Quindi voglio chiedere una raccomandazione per chi è dentro il territorio indicato e deve affrontare i pazienti, e poi volevo chiederle anche a proposito delle misure di protezione. Voi tutti siete stati ora in contatto con un cittadino del paese focolaio del virus e volevo sapere se questo significa che non c'è timore o se invece devono essere presi provvedimenti, tanto queste persone qui in mezzo a noi ora. Attenzione, io rispondo solo ringraziando fortemente i sindaci dei comuni che da questa mattina ci stanno dando un supporto straordinario nell'individuare le modalità migliori, che si stanno assumendo responsabilità emanando delle ordinanze, l'hanno fatto nel pomeriggio, stanno dimostrando un senso di attenzione alla loro comunità e un senso istituzionale straordinario, e ancora una volta dimostrano di essere la parte più vicina e migliore delle nostre istituzioni. Forse lo siamo anche noi, ma non lo dobbiamo dire, ma io lo devo dire sicuramente degli amministratori. Per quanto riguarda i medici, poi lascio le domande, abbiamo dato indicazioni precise anche ai medici di medicina generale. E cioè, intanto abbiamo detto ai cittadini che pensano di aver avuto dei contatti con le persone di chiamare l'112. Abbiamo detto ai medici di medicina generale che se un loro paziente chiama, di essere loro che vanno a casa del paziente a fare i controlli. Se è chiaro che la sintomatologia non evidenzi già la necessità di chiamare direttamente l112, cioè se un paziente chiama un medico e dice faccio fatica a respirare, ho la febbre e conoscevo quello che è andato a giocare a calcio, chiamano subito l112. Se c'è un banale affaticamento, allora è il medico che va, e con le protezioni che i medici devono avere perché sono medici del sistema sanitario, e noi queste indicazioni le abbiamo dato. Anche qui i medici si sono attivati subito, li ringraziamo, siamo sia il presidente degli ordini che i sindacati dei medici in generale sono con noi in contatto in modo diretto e costante. Anche qua c'è un sistema Italia, un sistema sanitario, un sistema Lombardia che nel suo complesso sta reagendo con straordinaria professionalità, dedizione e competenza. Sì, assessore, scusa, aggiungo che tra circa un'ora ci sarà un incontro con il presidente dell'Ordine dei Medici di Lodi e con i direttori sanitari di tutte le strutture sanitarie e sedi di pronto soccorso, con i tecnici della Direzione Generale Welfare. Daremo delle indicazioni coerenti con le indicazioni ministeriali sul trattamento dei casi e soprattutto sul triage da fare in pronto soccorso. Questo avverrà nel giro di un'ora. Sì, Maria. Donna Cartellano di Sky TG24, posso fare una domanda, Ministro, una sintesi, diciamo, del conteggio che state portando attualmente voi? È a 14, esclusi... In Lombardia... No, parlo in generale dell'Italia, di quelli che lei sa al momento. In Italia, come è noto, c'erano 3 casi pregressi. Quelli vecchi che stiamo parlando dei 2 cittadini cinesi dello Spallanzani e dell'italiano che siamo andati a prendere a Roma. Ok.
Poi c'è un altro italiano che, come è noto, non ha potuto prendere il volo partito alle 14 dal Giappone per far rientrare i nostri connazionali che sono sulla nave Diamond Princess. E basta. Al momento questi sono i casi confermati. Il 14 della Lombardia. Una domanda invece dal punto di vista sanitario. Le persone, magari all'assessore Gallera, i medici che sono stati contagiati, che sono risultati positivi, hanno tutti quanti avuto un contatto con il paziente, il primo contagiato? Tutti quanti un contatto diretto? Le persone che abbiamo, diciamo, le 60-70 che già di fatto erano dentro l'ospedale o messe, diciamo, in quarantena, in isolamento al loro domicilio, erano tutte persone che avevano avuto un contatto diretto con il paziente. Cioè, l'avevamo visitato in qualche modo. Esatto, poi è stato due volte in pronto soccorso, un po' qualche ora nella medicina, in terapia intensiva. Quindi noi abbiamo, rispetto all'intero numero di personale sanitario dell'ospedale, evidenziato coloro che avevano un contatto diretto. Come le dicevo, era anche atteso, si sperava potesse non esserci, ma il contatto dell'operatore con un paziente può portare evidentemente. E metta che la Scusi, l'ultima domanda. Sono Giuseppe Di Vittorio della televisione. Sono Giuseppe Di Vittorio della televisione economica e finanziaria e contributo. Sono qui, ministro. Sono qui. Le faccio una domanda. Lei ha detto che il sistema sta funzionando. Volevo sapere al di sopra di quale numero di contagi, secondo lei, il sistema comincia a vacillare, e per il suo superiore alla sanità. Il paziente zero, che è risultato teoricamente presunto paziente zero, che è risultato negativo agli esami, è risultato negativo al tampone faringeo, quindi al fatto che lui aveva il virus in quel momento in corso, o sono stati fatti altri esami e lui è risultato negativo? No, io, come ho già detto, non lo dico io, insomma, è un fatto abbastanza acclamato. Le misure messe in campo dall'Italia in queste settimane sono state tra le più alte in assoluto, sicuramente sul piano europeo, ma addirittura a livello globale. Abbiamo persino ricevuto critiche da qualche parte perché avevamo chiuso i voli per, diciamo, misure troppo forti. Siamo gli unici in Europa. Se penso in questo momento, siamo sia sulla questione della quarantena per chi torna, sia sulla questione dei voli, siamo in questo momento gli unici in Europa che fanno queste cose. Io penso che sia giusto, a chi portava dubbi sul piano delle relazioni diplomatiche, anche sul piano delle questioni economiche, ho sempre detto quello che ripeto, e cioè che le questioni diplomatiche e le questioni economiche sono fondamentali, ma che la salute in questo momento viene prima di tutto. Scusate. Facciamo rispondere, scusate, mi ha fatto una domanda, facciamo rispondere. Allora, quello che si ipotizza essere il caso zero è risultato negativo al test tampone faringeo e attualmente stiamo analizzando la presenza di anticorpi. Dal punto di vista biologico sapete che una persona che ha superato l'infezione, se ha superato l'infezione, non c'è più la circolazione del virus nel corpo e si vanno a tracciare la presenza di anticorpi. Che quando arriveranno questi esami? Quando arriveranno? Li stiamo facendo, credo che nel giro di qualche ora, al massimo domani, potremo avere i dati. Una domanda sulle strutture. Esatto. No, le strutture non ce le avete dette. Scusate, però noi abbiamo degli occhi che devono rientrare. Scusate, le strutture non ce le avete dette. Le strutture che è valida e per quante persone riguarda? Le strutture che intanto abbiamo individuato, due strutture, una su Milano e una su Piacenza, per 150-180 persone, totale. Ma sono totale complessivamente. Abbiamo anche fatto un censimento di altre strutture e di strutture alberghiere, perché sono giorni che io nel comitato operativo, per chi partecipa a quel tavolo, ho richiesto alle strutture operative e ai colleghi della regione di avere l'elenco di tutte le strutture che possono servire. Non vi mancherà, come dire, di capire che quando noi abbiamo bisogno di strutture, come nei casi dei terremoti, noi le prendiamo e le troviamo, e quindi non abbiamo nessuna difficoltà a individuare le strutture di cui avessimo bisogno. Grazie, buonasera a tutti. Ministro, quando sarà pronto?